Siamo con Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto di USB. Siamo in emergenza coronavirus, forse un po' meno emergenza, visto che inizia la fase 2. Beh, una fase 2 che avrà i suoi, come dire, le sue conseguenze anche per quanto riguarda l'attività di ArcelorMittal. Se ora si sta marciando più o meno con un numero di unità pari a 5.000 circa, ora si dovrebbe arrivare quasi a regime diciamo ordinario. Ecco, vediamo un po' cosa accadrà in questa fase con riferimento allo stabilimento. Sì, per logica, passati da una fase di emergenza, quindi entrando nella fase successiva che dovrebbe essere una fase un po' più tranquilla, ci si aspetta che ci sia il ritorno di una buona parte della forza lavoro a lavoro. Io credo in tutta onestà che in realtà non sarà così. Credo purtroppo che di fronte abbiamo un periodo in cui i lavoratori continueranno a stare in cassa integrazione e probabilmente adesso, come dire, come abbiamo già avuto modo di dire, Arcelor sfrutterà quello che è successo durante la fase 1, che è un po' quello che chiedeva, se tu ricordi, l'anno scorso, quando è scoppiato il bubone rispetto alla consegna della fabbrica da parte di Arcelor nuovamente ai commissari, in cui è iniziata la trattativa al governo, in cui Arcelor chiedeva 5.000 unità in meno. Quindi nei fatti io credo che sarà molto molto complicato assistere a un rientro delle persone all'interno di quella fabbrica. E poi c'è sempre questa voce che non sappiamo fino a che punto, a novembre o anche prima, Arcelor potrebbe mollare gli ormeggi e andar via. Ma diciamo che lo schema è abbastanza chiaro. Siamo di fronte a una multinazionale che tra l'altro pare che abbia chiesto anche un prestito di 300-400 milioni di euro con garanzia dello Stato, tra l'altro. Anche qua è tutto da dire, no? A distanza di un anno e mezzo una trattativa per l'acquisizione di una fabbrica, vai a chiedere anche un prestito con garanzie statali. È chiaro che c'è una multinazionale che dal nostro punto di vista deve arrivare a novembre. In quella clausola contrattuale che hanno inserito nell'ultimo accordo con il governo, c'è quella famosa penale di 500 milioni, io credo che faranno di tutto per arrivare a quella data per non pagare quella penale di 500 milioni di euro, ma soprattutto, visto che l'obiettivo era lasciare Taranto e rendere inerme e distruggere il tessuto industriale locale, io credo in tutta onestà, e l'abbiamo più volte detto, che saranno tempi bui anche e soprattutto per l'appalto Ilva. Già stiamo vedendo, no? E, se posso fare un paragone, è come se c'è il rubinetto dell'acqua che scorre al 100% e piano piano tu ogni volta giri la manovella e diminuisci sempre il flusso dell'acqua. È quello che sta facendo sulle aziende d'appalto, quindi lì tu invece di pagare 20 paghi 5, quindi vai a risparmiare e metti in difficoltà quelle aziende che a loro volta non possono pagare i dipendenti e metti in difficoltà, come dire, tutta la struttura del tessuto industriale locale. Sulla fabbrica non fai rientrare i lavoratori, quindi diciamo si stanno creando tutte le condizioni per arrivare, secondo me, a un lockdown a novembre che sia soft per ArcelorMittal e molto molto pesante per i lavoratori e per il governo. Ecco, Rizzo, stiamo parlando di questa fase 2 e qui si prende piede il discorso dei cosiddetti test sierologici. ArcelorMittal ha chiesto questi test sierologici, l'ASL in un primo tempo non li ha ritenuti opportuni. Facciamo il punto della situazione. Ah, sì, era partito con i test sierologici, così come si sta facendo in tantissime altre aziende, ma anche all'Ilva stessa al nord. Poi inspiegabilmente, diciamo, la ASL di Taranto, che ha giustificato con un comunicato, li ha interrotti, salvo poi fare marcia indietro. Riteniamo in tutta onestà il fatto di il test sierologico un fatto positivo, perché quantomeno ci mette nelle condizioni anche di andare a ricostruire un po' più quello che veramente è successo, sta accadendo. I numeri, quelli certificati in alcune fabbriche, parlano di percentuali abbastanza, come dire,
pesanti di gente che poi alla fine è asintomatica, che ha sviluppato gli anticorpi e che quindi ha avuto a che fare col virus e manco se ne è accorta. E sarebbe, come dire, anche questo un dato interessante. Già sarebbe uno screening, un monitoraggio della situazione. Un monitoraggio anche per capire cos'è l'andamento sul nostro organismo negli ultimi mesi, visto che fortunatamente viviamo nella provincia. Diciamo che mi pare ci sono stati dall'inizio un 255 casi, mi pare. Sì, noi siamo, credo, quindi, la provincia in Italia che ha il numero col più basso. È più basso in tutta Italia, fortunatamente. E questo probabilmente lo si deve anche e soprattutto alla responsabilità con cui le persone hanno affrontato il momento, il periodo. Come a dire che i meridionali in questo caso, giusto per rispondere a Feltri, non sono affatto inferiori, anzi si sono dimostrati superiori in questa circostanza? Assolutamente sì, come in tutta onestà credo pure che ci sia rispetto, come dire, all'indicazione del governo. Noi abbiamo scenari completamente differenti in Italia, cioè abbiamo ancora Lombardia che è, come dire, purtroppo nel pieno della pandemia, abbiamo regioni come la nostra, come la Calabria addirittura, che stanno abbastanza tranquille. Anche qua il fatto di far scattare le misure tutte insieme in maniera ordinata, anche se ci sono differenze sostanziali tra regioni e regioni, mi dà da pensare che a un certo punto non si voglia lasciare per una volta indietro il nord rispetto al sud. Rizzo, abbiamo parlato di sanità, abbiamo fatto riferimento all'ASL di Taranto. Beh, non posso non toccare il tema, la spinosa questione delle internalizzazioni. Voi vi siete molto spesi su questa problematica. Sì, diciamo che, ecco, la dico così, l'anno scorso di questi tempi noi parlammo già dell'internalizzazione che guardava i lavoratori del CUP e dei sistemi informativi, che era in fase di realizzazione. Passato un anno in pratica, io ricordo a giugno dell'anno scorso avevamo un incontro all'indomani dell'arrivo del nuovo responsabile di Sanità Service, il nuovo amministratore, il dottor Santoro, e Santoro disse: per il mese di giugno noi siamo pronti. Poi da lì si aspettava una delibera regionale, poi tutta una serie di problemi di carattere tecnico, l'ASL ci convocò e ci chiese se c'era la volontà da parte del sindacato di internalizzare in base, come dire, alle disponibilità che la politica dava in quel momento, perché se non sbaglio c'erano problemi su alcune attività di emissione di delibere regionali. Noi dicemmo di sì. Ad oggi però... Ed è passato un anno. È passato un anno, siamo a maggio praticamente, e i lavoratori stanno in quella condizione e noi siamo soprattutto preoccupati per quei lavoratori dell'SDS. Noi abbiamo denunciato più volte che c'è questa società, tra l'altro, che si comporta in maniera molto molto indifferente rispetto alle problematiche dei lavoratori, non risponde ai comunicati sindacali. E lì, come dire, noi preferiremmo che i lavoratori fossero internalizzati immediatamente, visto che ne abbiamo l'opportunità, per toglierli un po' dalle grinfie di queste multinazionali, di queste aziende che negano addirittura anche il fatto che non danno le mascherine ai lavoratori. La politica che risposte dà? Beh, io ho fatto l'appello a Emiliano, che è il presidente della regione, ma è anche soprattutto l'assessore regionale in termini di sanità, e a Boraccino, che è da sempre sensibile al tema, dice: chiudiamola sta storia, perché altrimenti diventa veramente un fatto. Cioè si ha l'impressione, si può avere l'impressione, lo dico, che i ritardi siano dovuti a campagne elettorali. Allora, siccome mi permetto di dire che Boraccino, diciamo, dal punto di vista politico è un po' il padre, no, delle internalizzazioni come l'USB, Gianni Palazzo in particolare, diciamo, lo è dal punto di vista sindacale. Però tirando la corda, ecco, non dicendo all'ASL fai questa operazione, quindi chiudiamo questa storia, si dà questo tipo di impressione. Soprattutto non si apre l'altro ragionamento che è importante: internalizzare, come dire, altri pezzi importanti di servizi che secondo noi andrebbero internalizzati. Che deve essere un fatto a catena, progressivo. Ah, sì, ci sono, ma io penso ai lavoratori delle mense, no? Lavoratori delle mense che sono ospedalieri, che io credo che in questo momento abbiano la peggiore condizione di tutti,
con il Covid. Il Covid, è scoppiato il casino a Castellaneta, sappiamo, cioè, lavoratori che stanno, che lavorano per poche ore, prendono uno stipendio misero, stanno facendo la cassa integrazione, cioè scattano una serie di meccanismi che sono anche incontrollabili. Tu immagina che decine di lavoratori dell'SDS vengono forzatamente messi in ferie e sono a meno 70, meno 80, meno 100 ore di ferie, tra l'altro non fanno manco ricorso alla cassa integrazione pur potendola fare. Cioè, quindi una situazione di caos generale che secondo noi bisogna, come dire, a cui bisogna mettere fine. E su questo la politica deve internalizzare immediatamente i settori che, su cui già è stato portato avanti un ragionamento, e subito dopo aprire un ragionamento serio su queste persone che secondo noi stanno in prima linea e meritano e hanno gli stessi diritti di tutti gli altri. In conclusione, poi lo dico. A malignare si fa peccato, ma molto spesso si azzecca, si avvicinano le elezioni e penso che qualcosa si dovrà, come dire, concludere pure in merito, in tema di internalizzazioni. Io la penso così: se fossi un lavoratore e avvenisse ciò che dici, io sarei incazzato poi con la maggioranza, sì, perché lo vedrei, come dire, come un fatto, come uno spot strumentale. Ecco, siccome ritengo che non sia così, però a un certo punto, ecco, mettiamoli la prova, fatelo prima, no? Certo. E fateci vivere tranquilli, fatevi vivere tranquilli. E soprattutto sgombriamo il campo da possibili strumentalizzazioni del voto, insomma. Che poi, tra l'altro, sulla questione della, diciamo, sull'internalizzazione si può scrivere un libro in Puglia, no? C'è stato di tutto negli anni. Un'enciclopedia più che un libro. Sì, ma ci sono oggi consiglieri che si dicono a favore, che però storicamente sono stati sempre contrari. Cioè, c'è stato un po' di più. Diciamo che in tutto ciò, come ho detto, ci sono stati consiglieri regionali che si sono contraddistinti per aver portato una posizione, come dire, chiara e netta dall'inizio, prima lo dicevo, di Borraccino, così come ci sono state organizzazioni sindacali, USM in particolare tramite Gianni Palazzo, che è stato, come dire, quello che a livello sindacale secondo noi ha bucato sulla questione delle internalizzazioni. Però questo processo è un processo che deve andare avanti, deve essere chiuso, bisogna dare risposte ai lavoratori e soprattutto bisogna mettere ordine. Perché anche qua io mi spavento di cosa? Dell'atteggiamento di alcune aziende che lavorano per conto della ASL e che dovrebbero essere, come dire, ecco, rispettose dei diritti, rispettose negli atteggiamenti anche rispetto a tutte le emergenze che stiamo avendo, ma che ti danno l'impressione di essere menefreghiste, perché a un certo punto, come dire, anche se ecco, non rispettano le regole, non c'è nessuno, come dire, a farglielo notare. Da questo punto di vista, secondo me, ci vorrebbe pure un atteggiamento completamente diverso dalla ASL di Taranto, che da questo punto di vista è molto molto leggera con queste aziende, queste cooperative. Cioè, cosa ci si fare, sente di dire? Ci faremo una trasmissione. Cosa si sente di dire al direttore generale della ASL, l'avvocato Stefano Rossi? Ho avuto ultimamente modo di dirgli quello che penso. Ma io ritengo, dal punto di vista tecnico non mi permetto di entrare, però ritengo, come dire, dal punto di vista umano, l'impressione che ho avuto e che non ho nascosto, gliel'ho raccontato sia al Presidente della Regione che a Borraccino nel corso di un anno e mezzo, dal punto di vista umano non mi sembra, lo dico, una persona che può ricoprire quel tipo di ruolo. Lo vedo distante, lontano da quelle che sono le esigenze dei lavoratori. Per me il direttore generale della ASL, se viene a conoscenza di un abuso da parte di un'azienda, deve intervenire a tutela di quei dipendenti, anche perché non dobbiamo mai dimenticare che quelle aziende lavorano sul territorio ASL e devono dar conto per conto dell'ASL. Perfetto. Quando invece tu mi rispondi non ci posso fare niente, è un atteggiamento da Ponzio Pilato, lavarsi le mani. Sì, ti lavi le mani rispetto, come dire, a uno dei compiti che tu hai. Rispetto poi a una, per legge tu devi verificare a un settore che è di tua competenza si comportino correttamente, e soprattutto dovresti, visto che appartieni, come dire, stai, no, fai parte del pubblico, dell'attività pubblica, dovresti, come dire, essere integerrimo con queste aziende. Dal mio punto di vista non lo è stato, quindi io, la posizione per noi è abbastanza chiara, poi magari mi smentisce, cambia atteggiamento nelle prossime settimane. Beh, saremmo felici di vedere un mutato atteggiamento. Noi vogliamo risolvere i problemi, però per risolvere i problemi, come dire, ci vuole la volontà. Ecco, magari ci internalizza le persone, facciamo una trattativa seria sulle integrazioni da rischio infettivo da dare anche ai dipendenti della sanità service, che questa è l'altra cosa che non si capisce, no?
facciamo una trattativa, gli danno un riconoscimento di Remore 03, uguale per tutti, io sono un po' l'elemosina, a dipendenti che stanno sul campo, stanno rischiando dal primo giorno, con tantissima professionalità, stanno lì tutti i giorni in ospedale a dare una mano agli infermieri, ai dottori, perché oggi possiamo tranquillamente dire che senza i ragazzi della sanità service, certo, il meccanismo non girerebbe come dovrebbe, e chiediamo che lì una, come dire, una parità di trattamento economico, cioè dobbiamo anche valorizzare queste persone, no? Non darli, motivarli, incentivarli anche. Sì, incentivarli, però con strumenti che abbiamo già a disposizione, che sono quello del, come quello del rischio infettivo, da dare a tutti i dipendenti.